In questo video vediamo come riconoscere un'email portatrice di malware, ossia virus, trojan, ransomware e altri. Capita spesso, purtroppo, di ricevere mail indesiderate, il cosiddetto spam, i cui obiettivi possono essere molteplici, dalla semplice volontà di fare pubblicità, seppur in modo aggressivo, o peggio ancora, volontà di contagiare con malware i vostri computer e quelli dei vostri contatti. Per proteggersi al meglio, la prima regola d'oro è quella di avere consapevolezza delle modalità con cui il malware riesce ad entrare nel PC attraverso la posta elettronica e riconoscere i differenti tipi di malware. L'errore più comune, infatti, è quello di pensare che il pericolo provenga solo e sempre dagli allegati alle mail. A volte può succedere che il malware sia la mail stessa, oppure il codice maligno può essere nascosto nel corpo dell'email. Una precauzione aggiuntiva, per prevenire rischi di infezioni, è quella di verificare i dati significativi del messaggio. L'intestazione del messaggio di posta elettronica contiene le informazioni relative alla fonte di provenienza reale dell'email. Alcuni indizi sospetti possono essere il mittente sconosciuto, l'orario inconsueto, l'oggetto incomprensibile. Possiamo riconoscere una mail sospetta anche dalla composizione del testo della mail inconsueto, ossia parole scritte errate, link nascosti da parole in grassetto o colorate, immagini o loghi collegati a link. Dal ricevere comunicazioni di disattivazione immotivate da portali di banca, posta, luce, gas e altro. Mail di risposta a richieste non fatte. Ci sono infine strumenti e comportamenti abituali che possono aiutarci ad evitare rischi di infezioni. Disattivare l'apertura automatica delle mail, suddividere le mail in cartelle organizzate, contrassegnare manualmente le mail indesiderate, scegliere tra le opzioni dello strumento per leggere la posta il livello di sicurezza adeguato, infine sdoppiare la gestione delle mail separando l'indirizzo di mail di lavoro dall'indirizzo privato. In conclusione, un sistema ottimale anti-malware deve comprendere sia strumenti di prevenzione e protezione, ma anche di eliminazione delle infezioni, calibrato in base alla tipologia delle minacce, e deve essere supportato da una buona cultura della sicurezza dell'utente.